Avete mai pensato di tracciare una linea su una mappa? Una linea che indicasse un percorso da un punto A a un punto B. E avete mai pensato di percorrere quel percorso a piedi? Noi sì, e lo abbiamo fatto. Noi siamo il Laboratorio del Cammino, un team di studenti e ricercatori di 7 diverse università italiane che hanno scelto così di innovare i metodi di ricerca, studio e didattica dell'urbanistica all'interno dell'università. Io sono Serena Marchionni e coordino questo progetto. Ma lasciate che vi spieghi in due parole qual è il compito dell'urbanistica. L'urbanistica è una disciplina che ha il dovere di prevedere e progettare le trasformazioni dei territori e delle città. Ma è una disciplina molto particolare, perché infatti i suoi confini sono mobili. Ed è per questo che i nostri tutor non sono tutti urbanisti o pianificatori. Sono infatti esperti di altri saperi, come l'ecologia, la fotografia e la linguistica. Ma forse vi starete chiedendo perché usare il cammino per studiare urbanistica. Infatti, potrebbe suonarvi assolutamente stramba e bizzarra l'idea di prendersi circa 10 giorni di tempo per correre 200 chilometri o forse di più a piedi, in gruppo, e prepararsi così a sostenere un esame universitario. Infatti, camminare non è come uscire a fare due passi. Si spende molta parte della nostra giornata a mettere un piede dietro l'altro, solo per raggiungere la meta. Però è un metodo straordinario, perché rivoluziona la percezione che abbiamo del mondo, la cambia. Infatti, uscire dalle strade, dai tracciati principali, ci consente di avere una rinnovata attenzione sulle cose che ci circondano. E l'incedere lento del nostro passo ci permette di pensare meglio e soprattutto andare oltre i limiti della propria fatica ci consente anche di esplorare noi stessi, in un certo senso. Soprattutto facciamo scoperte continuamente. Ad esempio, quest'estate, attraversando la Sicilia, tutta a piedi, dentro i boschi di Casaboli e di Angimbè, abbiamo scoperto l'odore del bosco che ricresce, perché questi boschi erano stati incendiati circa un anno prima. E potuto ammirare come le fronde delle querce da sughero resistano all'incendio e solo un anno dopo rifiorissero dai tronchi carbonizzati. E incontrare delle persone meravigliose che nelle notti d'estate siciliane, quelle percorse dallo scirocco, quelle più a rischio incendio perché calde e ventose, queste persone organizzano da soli, volontariamente, dei turni di vedetta del bosco. E così abbiamo capito quello che non si trova sui libri, cioè che la popolazione spesso, volontariamente, si fa carico di problemi di gestione del rischio incendio, problemi che a noi ci riguardano direttamente come urbanisti. Quindi è fuori dall'aula. Fuori dall'aula e attraverso il territorio, ascoltando chi lo abita, che abbiamo scoperto che spesso sono i luoghi a suggerirci possibili interpretazioni e collegamenti e oggetti di studio. Provate a immaginare per un attimo di essere in cammino da 5 giorni, ad agosto, caldissimo, e di stare per arrivare ad Arquata del Tronto, un borgo marchigiano colpito dal terremoto del 2016, e attraverso lunghissime salite vi state preparando insieme a una classe di circa 30 persone a osservare questo borgo medievale completamente raso al suolo dal terremoto e a vedere lì, immediatamente di fronte, le casine emergenziali in costruzione. Mentre camminavamo sentivo i ragazzi parlare tra di loro delle problematiche di ricostruzione post-sisma e si interrogavano su una questione, la più importante di tutte: quanto fosse stata efficace la strategia di politici e amministratori di costruire proprio lì le casine nuove, di fronte a quello che rimaneva del paese. Una volta arrivati, delle persone fuori dalle loro roulotte ci accolgono e ci offrono delle prugne, e li abbiamo interrogati su questa questione. E ci hanno risposto che là dove noi vedevamo le macerie
Loro vedevano casa e che non avrebbero preferito vivere in nessun altro luogo. Camminare, quindi, è un modo straordinario per cambiare prospettiva e soprattutto farlo in modo interdisciplinare con dei tutor di altri saperi ci consente di prendere in prestito strumenti di indagine e osservazione e arricchire così il nostro punto di vista. Camminando attraversiamo molto lentamente i luoghi, non siamo affatto veloci. Però accade una cosa, velocemente si cambiano le nostre idee sul mondo, i nostri pregiudizi, le nostre convinzioni e cambia anche l'idea che abbiamo di noi stessi, di chi incontriamo e di chi viaggia con noi. Noi attraversiamo dei territori e lo facciamo perché un giorno saremo chiamati a governare questi territori, a prevedere i cambiamenti che li interesseranno, a tutelarli. Sono i territori però di cui tutti noi un giorno dovremmo prenderci cura. La storica dell'arte Rebecca Solnit dice una cosa che a me sta davvero molto a cuore. Dice che camminare è un modo per costruire il mondo. Ogni anno abbiamo un obiettivo, attraversare un transetto della penisola italiana, magari da mare a mare. E lo facciamo per studiare, per conoscere questi territori in prima mano e per cercare di descrivere aspetti non ancora scovati, non ancora scoperti o descritti di essi, ma soprattutto per trovare un nuovo modo per vivere in essi. Grazie.